Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vogliamo parlare dei giochi horror che fanno cagare sotto dalla paura. Vogliamo consigliare dei titoli a persone che sono già introdotti al mondo dei videogiochi oppure persone che sono neofiti e vogliono avvicinarsi a questo nuovo genere videoludico che non hanno mai conosciuto. Vogliamo consigliarvi delle chicche oppure semplicemente di titoli che già potreste conoscere. Non è detto che siano per forza delle perle nascoste. Sono dei titoli che sono facilmente reperibili sul mercato, quindi non dovete stare tanto a smanettare con il retro gaming. Spero che questo video vi piaccia e buona visione. Bene, benvenuti in questo episodio da brividi. Premetto che io non sono un grandissimo appassionato del genere horror, però ovviamente ci sono le mie eccezioni. Inizio subito con un titolo ad opera di Black Salt Games. Anche in questo caso devo dire che se a prima vista potrebbe sembrare un titolo senza troppo appeal, in realtà si è rivelato essere decisamente carino. Il titolo è Dredge. Come dicevo prima, a prima vista non gli si dà un briciolo di fiducia, anche perché sostanzialmente in Dredge si pesca ed il gameplay è incentrato proprio sui vari minigiochi che affronteremo nel corso dell'avventura. Questi cambieranno a seconda della preda, del pesce con cui avremo a che fare. La meccanica di gioco è semplice ma efficace, sa divertire. Il punto forte di questo strategico è però l'atmosfera, volutamente ispirata alle atmosfere lovecraftiane, mostra tutto il suo fascino di notte, quando si avrà a che fare con pesci un poco più mostruosi. Mettiamola così. La narrativa, seppur semplice, si regge benissimo in piedi grazie al mistero che aleggia sulle acque del villaggio, acque che per via di una misteriosa forza maligna si stanno intossicando, dando non pochi problemi al villaggetto dove si dipana questa nostra avventura horror, e in più inquina anche tutto il pescato. Però le cose da fare vi garantisco che sono piacevoli, divertenti, e l'atmosfera è decisamente riuscita, quindi dategli una possibilità, perché secondo me Dredge è un validissimo gestionale, piacevole, divertente e, come detto più volte, intriso di un'ottima atmosfera. Quindi ecco, provate a darci un occhio, perché in questo caso pescare è figo. Un titolo invece che vi voglio consigliare io fa parte di una saga ultra famosa cinematografica. Mi sto riferendo alla saga di Alien. Nel 2014-15, se non sbaglio, uscì un titolo chiamato Alien Isolation. Alien Isolation è ambientato nel 2137, 15 anni dopo gli eventi del primo film Alien. Il giocatore infatti assume il ruolo di Amanda Ripley, la figlia di Ellen Ripley, mentre cerca di scoprire cosa è successo a sua madre scomparsa. Amanda si imbarca su una stazione spaziale abbandonata chiamata Sevastopol, che è infestata da un alieno letale. Il compito del giocatore è quello di sopravvivere all'alieno e alle altre minacce presenti sulla stazione, risolvendo enigmi e cercando indizi per scoprire la verità. Una delle caratteristiche più distintive di Alien Isolation è l'intelligenza artificiale dell'alieno. L'alieno è imprevedibile e può sentire i rumori e vedere il movimento del giocatore. Questo crea una costante tensione e senso di paura mentre si cerca di evitare l'alieno e nascondersi da esso. L'uso di strumenti come il radar o il motion tracker, che può aiutare il giocatore a individuare la posizione dell'alieno, gli sarà utile, ma il suo utilizzo può anche attirare l'attenzione dell'alieno stesso. In pratica è un gioco dove dovrete cagarvi addosso, perché l'obiettivo è quello. Dal punto di vista grafico, Alien Isolation è eccezionale. I dettagli degli ambienti e dei personaggi sono curati e realistici, creando un'atmosfera claustrofobica e inquietante. La colonna sonora contribuisce anche a creare una tensione costante, con rumori sinistri e suoni di respirazione pesante che mettono i giocatori a disagio. Il gioco su per giù si approccia attorno alle 15-20 ore per portarla a termine, perlomeno la missione principale senza le secondarie. C'è una modalità chiamata modalità sopravvivenza che aumenta la rigiocabilità, ma aumenta anche la dose di cagarvi addosso, quindi preparatevi perché l'alieno non vi lascerà mai in pace. Quello che posso dire complessivamente è che il gioco è un'esperienza coinvolgente e spaventosa per chi ama l'horror e gli alieni. Comunque, la combinazione di una trama vincente, una grafica eccezionale e una AI stranamente intelligente rende questo gioco veramente un must per i fan del genere, per chi ama e ha amato tantissimo il film, e se siete pronti a vivere un'esperienza di terrore nello spazio è il gioco perfetto per voi. Il secondo titolo di cui invece io voglio parlarvi, sempre un titolo tra virgolette
piccolino, che sicuramente conoscerete perché si tratta di Little Nightmares. È un platform game con elementi di puzzle solving, sezioni stealth più o meno ansiolitiche, altre sezioni un po' più movimentate, e dalla narrazione un poco più elaborata rispetto a quella del titolo che vi ho consigliato prima, con atmosfere che ho trovato decisamente inquietanti e che danno vita agli incubi del fanciullo che è in voi. Secondo me costituisce una buona saga dalle tinte da horror psicologico, che devo dire è andata decisamente a migliorarsi un sacco nella sua seconda incarnazione, quindi speriamo si migliori ancora con l'imminente terzo capitolo. Se non lo avete provato, magari fateci un pensierino, anche perché i primi due titoli si possono trovare in un'unica edizione che è attualmente molto economica. Classico buon titolo dalla durata scarsa, perché diciamo che ogni singola avventura la si può completare tra le 3 e le 5 ore circa, però l'atmosfera c'è e anche il gameplay ha fatto decisamente un salto in avanti. Se siete amanti del genere, secondo me potrebbe essere un titolo consigliato. Per entrambi sarebbe stato facile consigliarvi Silent Hill, Resident Evil, ma sono tutti titoli che comunque già potremmo inserire nei giochi d'avventura, anche negli horror ovviamente, però sarebbe stato facile. Allora abbiamo cercato dei titoli così, anche un po' famosi e non. In questo momento sto giocando in cooperativa con degli amici ad un gioco di simulazione orrorifica chiamata Phasmophobia, e mi sento di consigliarlo a tutti, nel senso che perché questo gioco vorrei che lo giocaste il più possibile. Potete giocarlo ovviamente anche da soli, però sarebbe meglio giocarci con gli amici, perché una delle caratteristiche più importanti di Phasmophobia è l'atmosfera di tensione che riesce a creare. L'audio e i suoni ambientali sono curati nei minimi dettagli, contribuendo così a immergere completamente il giocatore nell'atmosfera inquietante del gioco. I rumori sinistri, le voci spettrali, gli effetti sonori angoscianti aggiungono un elemento di paura e mistero. Nel gioco i giocatori si trovano a dover indagare su un'attività paranormale in diverse location, come case infestate, ospedali abbandonati, prigioni sinistre. La grafica non è così incredibile, non è così ultra mega dettagliata come si può cercare adesso nei titoli blasonati, ma la cosa che rende il gioco veramente divertente è il doverci giocare in cooperativa e magari posizionare telecamere, sentire rumori, tutto in cuffia con gli amici, vi fa cagare addosso. Ragazzi, questo gioco è divertente perché soprattutto con gli amici riderete come dei scemi, ma allo stesso tempo vi cagherete addosso, quindi un pannolone consigliato. Però a parte gli scherzi, un altro aspetto che secondo me rende questo gioco un vero gioco horror da giocare insieme è l'utilizzo di strumenti da caccia ai fantasmi. Cioè i giocatori hanno a disposizione apparecchiature come termometri, spirit box, videocamere, rilevatori di attività paranormali, che devono essere utilizzati in modo oculato per scoprire la natura dei fantasmi, identificarli correttamente in modo da completare la missione. Tuttavia, questo gioco non è per tutti. La sua natura horror potrebbe non essere adatta a coloro che sono facilmente impressionabili o che non amano le esperienze spaventose. Inoltre, alcuni giocatori potrebbero trovare la ripetitività delle missioni un po' noiosa dopo un po' di tempo. In sostanza, è un gioco di simulazione horror coinvolgente e spaventoso che offre un'esperienza di gioco divertente, ma con dei riguardi. Quindi si può trovare adesso, veramente, penso che sui 8 euro lo trovate tranquillamente, facilmente reperibile. Più che altro è per PC, quindi non è per console, ma vi posso confermare che l'atmosfera inquietante, la grafica passabile, ma soprattutto la modalità di gioco cooperativa rende il gioco avvincente e stimolante, soprattutto per gli amanti di genere horror e per quelli che si vogliono prendere dei colpi semplicemente quando sentono delle porte sbattersi oppure delle folate di vento dietro l'orecchio. Fate voi, per me è un gioco divertentissimo. Proseguo io con un titolo che ormai ha qualche anno sul groppone, ma che grazie alla sua grafica in pixel art 2D e dall'atmosfera dalle parti del primo Silent Hill riesce a reggere benissimo allo scorrere del tempo. Il titolo è incentrato sull'esplorazione, sulla ricerca degli elementi idonei alla sopravvivenza, e sempre che non si diventi pazzi, perché andando avanti nel gioco le sezioni
al buio sono numerosissime. Ovviamente tutte le varie scorte per la sopravvivenza, compresi cibo, compresi proiettili, sono abbastanza difficili da reperire, e il vagabondare per continue location buie mette a rischio la nostra sanità mentale. E quindi ecco, il game over, oltre che per via dei nemici, può arrivare anche dal sopraggiungere di questa pazzia mentale. Quindi, se volete un survivor game piacevole, ricco di atmosfera, cupa ed intensa, Lone Survivor secondo me potrebbe fare al caso vostro. Il titolo anche qua dura pochissimo, sono circa 3-4 ore, ma devo dire che la qualità c'è. E il prezzo di partenza ormai è di 9,99€, e aggiungo che fino al 14 settembre lo si può recuperare a ben 99 centesimi. E probabilmente il video uscirà dopo il 14 settembre, quindi alle! Tornando un attimo seri, devo consigliarvi un gioco veramente bello. È un gioco action adventure. No, parlo in italiano. Vaffanculo. È un gioco d'avventura e horror psicologico sviluppato da Frictional Games. Il titolo in questione è Soma. Soma è ambientato in un futuro distopico. Il gioco vi catapulta in un mondo sottomarino decadente dove la tecnologia e la coscienza umana si intrecciano in modo inquietante. La trama di Soma è avvincente e coinvolgente. Vi ritroverete nei panni di Simon Jarrett, un uomo che si risveglia in una struttura sottomarina chiamata Pathos 2. Non ricordi come sei arrivato lì e scopri presto di essere l'ultimo sopravvissuto in un'umanità ormai estinta. Il tuo obiettivo diventa quello di scoprire cosa sia successo e trovare un modo per sopravvivere. Ciò che rende Soma così eccezionale è la sua capacità di mescolare un gameplay coinvolgente con un'atmosfera inquietante e una trama profonda. Il gioco esplora temi filosofici esistenziali come l'identità, la coscienza e la natura dell'essere umano, e mano a mano che vi immergerete sempre di più nella storia vi ritroverete a riflettere sul significato della vita e sulla nostra relazione con la tecnologia. Il gameplay di Soma è una combinazione di esplorazione dove dovrete risolvere degli enigmi e alcune volte avere delle fasi stealth. Mentre esplorate i vari livelli di Pathos 2 dovrete evitare gli ostacoli e gli abitanti meccanici corrotti che si ritroveranno lungo il vostro cammino. In conclusione mi sento di dire che Soma è un'esperienza videoludica straordinaria. Vi cagherete addosso perché è quello l'obiettivo, la sua trama è avvincente, l'ambientazione inquietante, i temi profondi rendono il gioco coinvolgente al giocatore in un modo unico, e se siete appassionati di genere avventure horror con una storia intrigante, Soma è sicuramente il gioco che fa per voi. Veramente lo troverete anche a 3 euro facilmente in sconto ovunque. Acquistatelo e giocateci, un gran gioco. Allora, il prossimo titolo che vi propongo, devo dire che l'ho scoperto proprio a caso. Ho un debole io per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, non so per quale motivo, non chiedetemelo perché non saprei darvi una risposta, però tutto quello che c'è dietro a una trasmissione radio, la gestione delle varie apparecchiature, ok, non so per quale motivo a me piace, e quindi durante la mia ricerca mi sono imbattuto in questo titolo che si chiama Killer Frequency. Killer Frequency è un'avventura narrativa thriller in prima persona dove, tramite la conduzione di un programma radio notturno con l'emittente sita in una piccola cittadina di 1000 abitanti circa, dovremo investigare su di un misterioso killer, risolvendo i vari misteri che ci verranno proposti proprio durante la conduzione di questa trasmissione, grazie, diciamo, alle varie telefonate che riceveremo da qualsiasi cittadino chiamerà la stazione radiofonica. Chi più o meno agitato riuscirà a farci andare avanti in determinate maniere in questo mistero. Il tutto prende vita quindi proprio a partire dalla conduzione del programma radiofonico e dalla gestione di queste chiamate, e quindi ecco, a me questa cosa è piaciuta. Ovviamente durante lo svolgimento del gioco dovrete anche mettere su della musica creata proprio per il gioco. I brani non sono tantissimi, però riescono a donare atmosfera a questo titolo. La grafica è puerile, però gameplay ed atmosfere da thriller anni 80 e 90 ne fanno un titolo sicuramente da provare per gli amanti di queste atmosfere un poco da
non lo so, signora in giallo direi quasi come, come epoca. Unico appunto è che il titolo è stato pensato per la realtà virtuale, però devo dire che a me ha divertito anche giocandolo in modalità standard, definiamola così. Quindi ecco, Killer Frequency è avventura, è un buon thriller, sicuramente da giocare, molto godibile. Anche qui la durata è abbastanza irrisoria, provate a dargli un occhio, perché anche questo titolo un pochino più nascosto rispetto a, come dicevamo prima, titoli più blasonati dell'horror, thriller eccetera eccetera, riesce a divertire. Un altro titolo che vi voglio consigliare è per me un bel gioco horror, è uscito nel 2014, quindi non è un gioco nuovo, però è creato da Shinji Mikami. Signori, il gioco in questione è The Evil Within. La trama ruota attorno al detective Sebastian Castellanos, o Castellanos, dipende se siete profumati, che si trova coinvolto in una misteriosa e surreale serie di omicidi. Mentre indaga sulla scena di un brutale massacro in un ospedale psichiatrico, Sebastian verrà improvvisamente attaccato e si ritrova intrappolato in un mondo di incubi. Il gioco mescola abilmente elementi di psicologia, horror e sopravvivenza, creando un'atmosfera inquietante e opprimente. Una delle caratteristiche più distintive del gioco è il suo design visivo. I livelli sono ricchi di dettagli e sono stati creati con grande cura per ricreare l'atmosfera cupa e tetrea che permea tutto il gioco. Le location spaziano da ospedali abbandonati a foreste cupe e sinistre. Ogni ambiente è ricco di segreti e indizi che aiutano a svelare la storia complessa ed avvincente. Un altro aspetto che secondo me rende il gioco un'esperienza unica è il suo sistema di paura. Mano a mano che Sebastian si trova faccia a faccia con le creature più profonde, la sua barra di paura si riempie. Quando la barra è piena, il mondo attorno a lui si trasforma in un luogo ancora più scuro e pericoloso. Questo elemento di gameplay aggiunge una tensione costante e rende l'esperienza ancora più coinvolgente. Oltre a una colonna sonora eccezionale, il gioco è un gran videogioco horror che brilla per il suo design visivo e dettagliato, una trama vincente e il gameplay coinvolgente. Se siete dei fan di giochi di sopravvivenza horror, non potrete lasciarvi fuggire questa gemma. Preparatevi a cagarvi addosso, perché la barra della paura quando subentra non è così facile, soprattutto se ci giocate difficile, quindi siete anche un po' fuori di testa. L'ultimo titolo che invece vi propongo, ormai voi dovreste saperlo, se non lo sapete lo scoprirete ora che ve lo dico. Sono sostanzialmente molto attratto da tutto ciò che è retro per quanto riguarda il gaming, ma non solo. Tale titolo, che è Stories Untold, è un titolo la cui anima vive tra un'avventura testuale in stile Infocom ed un punta e clicca che vi farà vivere quattro racconti tutti ad alta tensione. Le quattro storie sono ambientate durante gli anni 80 e la peculiarità del titolo è che vide la luce durante una game jam a tema tecnologie antiche. I quattro racconti sono stati abilmente intrecciati dagli sviluppatori del team No Code e questi si faranno sempre più tetri ed oscuri man mano che andremo avanti nello scoprire. A differenza della versione Steam, la versione Switch ha ricevuto anche la traduzione in italiano del menu a scomparsa e quindi dei vari comandi input da selezionare per procedere nella storia. E questo per chi magari ancora storce un po' il naso di fronte alla lingua inglese nei videogiochi potrebbe essere un buon punto a favore. D'altro canto però, essendo Untold Stories un titolo pensato per PC, risulta più godibile con mouse e tastiera, mentre su Switch i comandi sono un poco più legnosi. Nulla di che, si gioca benissimo lo stesso, però ecco, con mouse e tastiera risulta ovviamente tutto più immediato. In conclusione, Stories Untold risulta essere, secondo me, un buon titolo, con quattro racconti che, seppur essenziali, sono ben scritti, ben narrati e anche ben intrecciati, perché poi questi incontri avranno ognuno un filo conduttore che andrà poi ad unirsi a tutti gli altri quattro racconti. Quindi, se amate le avventure grafiche e testuali, per me 10 euro per questo titolo sono decisamente ben spesi. Devo dire anche che ora sta ad 1,99 euro e lo sconto durerà fino al 10 settembre. Se il video purtroppo uscirà dopo tale data, mi dispiace, ma era solo per ieri, quindi correi da piccolo.
Dopo essere passati dal piccolo, se volete ancora immergervi in un gioco dove vi cagherete addosso, vi posso consigliare Layers of Fear. In pratica il gioco si sviluppa attraverso una serie di flashback e visioni disturbanti che mettono in luce la mente distorta del protagonista, un pittore tormentato. Mentre esplorate gli angoli oscuri della villa, scoprirete dettagli sulla sua storia e sulla sua famiglia, che vi aiuteranno a comprendere meglio la sua follia. La grafica e l'ambientazione del gioco sono eccezionali, i dettagli delle stanze e degli oggetti sono curati con grande attenzione, creando un'ambientazione cupa e surreale. La colonna sonora contribuisce a curare attenzione e vi farà immergere completamente nel mondo del gioco. La meccanica di gioco è innovativa e coinvolgente, dovrete risolvere enigmi e rompicapi per procedere nella storia, spingendovi sempre più in profondità nei meandri della follia del protagonista. Il gioco è ricco di momenti spaventosi e sorprendenti che vi terranno sulle spine fino alla fine. Layers of Fear, secondo me, è un'esperienza unica nel suo genere e consigliata agli amanti dell'horror e dei giochi narrativi. La trama vincente, l'atmosfera inquietante e la grafica dettagliata rendono questo gioco un'opera d'arte interattiva e soprattutto vi preparerà ad essere spaventati e affascinati allo stesso tempo, mentre vi addentrerete nei recessi più oscuri della mente umana. Un gioco e una perla consigliatissima. Lo trovate a pochi spiccioli, in tutti gli store. Andatela a comprare. Bene ragazzi, siamo alla fine del video. Come sempre, se volete iscrivetevi al canale, vi invito a lasciare un mi piace o non mi piace, vedete voi, fate come vi pare, qui non stiamo a chiedere nulla. Se avete ovviamente dei titoli da suggerirci, scrivetecelo qua sotto, tenendo sempre in considerazione che ovviamente i titoli più grossi non li abbiamo inseriti perché molte perle sono retro gaming, tipo Silent Hill, tipo Alone in the Dark, per dire, sono titoli retro gaming, quindi è normale che non li abbiamo inseriti per addentrare i nuovi giocatori a un genere che non conoscono, perché passare direttamente da retro gaming è un po' difficile. Ma anche titoli come Dead Space, Fear, cioè ce ne stanno tantissimi a tematica horror, ma sono molto conosciuti, sono tutti titoli anche che hanno avuto notevole successo, quindi ecco, anche io ho cercato magari di non riproporre sempre i soliti nomi, i soliti noti. Anche perché è difficile inserire 5 proposte a testa, inserire tutti i giochi possibili, quindi tenete conto e non assaliteci nei commenti, magari potete dire la vostra tranquillamente, siamo civili, questo è un canale tranquillo, andiamo tranquilli, fuori ancora fa caldo, basta, vai, vai. Ragazzi, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, prima di salutarvi volevo mostrarvi il mio ultimo articolo acquistato proprio da Pickle e ciao. Ma io con chi cazzo faccio i video?